Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e anche questa settimana nuovo video dedicato al maghetto occhialuto, alla saga di Harry Potter. Questa volta vi parlerò del secondo volume dei mini book dedicati all'arte dei film. Ma prima di cominciare, ragazzi, vi ricordo che su Pumpling troverete magliette e merchandising di tutti i generi dedicati a tutti i fandom esistenti, come la maglietta che indosso io oggi, che è dedicata ad Harry Potter. E potete acquistare tutto quello che vorrete con lo sconto del 20% utilizzando il codice 7Potter, codice riutilizzabile tutte le volte che vorrete. Bene, detto questo, direi di cominciare. Qualche mese fa, prima di salutarci per le vacanze estive, vi ho parlato di questo mini libro dedicato al graphic design, quindi era dedicato sostanzialmente a Mina Lima. E all'interno erano presenti tantissimi, tantissimi artefatti. Tutti presenti all'interno della saga cinematografica. Io vi lascio il link nelle schede, ma anche lo trovate semplicemente andando nella cartella dove sono raccolti tutti i video dedicati ad Harry Potter. E ragazzi, quindi, qualora ve lo foste perso, mi raccomando, recuperatelo. Questi libri sono piccolissimi, costano abbastanza poco, sotto i 10 euro, e sono super, super consigliati. Io intanto vi dico che sotto in info box troverete il link ad Amazon per acquistare scontato sia questo qui che il volume che vi vado a mostrare adesso, che invece è dedicato all'arte che sta dietro alla creazione delle varie creature magiche. Io vi dirò la verità, questo non ho avuto ancora neanche il tempo di sfogliarlo, quindi per la prima volta lo faremo assieme. Adesso cambierò l'inquadratura e andremo assieme a sfogliare questo libro e a commentarlo. Ed eccoci qui col nostro libricino tra le mani. A me piace davvero tantissimo, è fatto molto molto bene, cartonato, Insight Edition, e il prezzo è di 15,99 dollari. Credo che siano dollari canadesi, perché in ogni caso in Italia costa sotto i 10 euro e ragazzi, adesso andiamo a sfogliarlo. Sono comodissimi nonostante la dimensione molto molto ridotta ed ecco che troviamo il primo artwork che è quello relativo alla prova del torneo tre maghi con Harry che vola sulla scopa e l'ungaro spinato. E poi troviamo l'indice dei contenuti con tutti gli animali che troviamo all'interno del volume, si va dai gufi agli gnomi, alle acromantule, agli elfi domestici e a qualsiasi altra creatura presente nella saga. Qui abbiamo una viverna perché poggia sulle zampe posteriori, come ci insegna il Trono di Spade, però facciamolo passare per un drago. Molte di queste immagini sono state realizzate da Dermot Power e devo dire che lui, ho avuto la fortuna di incontrarlo ad Etna Comics quest'anno, mi ha anche autografato una tavola presente all'interno del volume The Art of Harry Potter e devo dire che è stato davvero super super gentile. E ragazzi, quindi sono super contento di trovare ancora immagini sue all'interno di questo volume. Ecco qui un artwork di una Meride, che poi non è tanto distante da quella che abbiamo visto nel film. Ed ecco che andiamo avanti con i Thestral, gli elfi domestici. Qui abbiamo gli gnomi che non sono presenti nella saga, però li troviamo spesso e volentieri nei libri nel giardino dei Weasley nella tana. Sono spesso menzionati. E poi ecco qui che possiamo cominciare il nostro viaggio. Troviamo la Fenice, che è assolutamente ripresa da quella del film. Eccola qui, tutti i vari artwork, molto molto bella. Abbiamo Silente con le ceneri della Fenice. Questa in Harry Potter è la Camera dei Segreti, se non ricordo male. Sì, infatti qui abbiamo anche Allock che viene portato fuori. Molto molto bello anche questo qui, questo artwork a due pagine. Abbiamo ovviamente le Guferie. Poi qui anche quest'altra bellissima immagine a due pagine. Come potete vedere, nonostante le dimensioni ridottissime del volume, sono godibilissime le immagini. Qui abbiamo una puffola pigmea con e senza pelliccia. I centauri, qui adesso si parlerà della foresta proibita. Abbiamo il nostro Fiorenzo che ha avuto purtroppo poco spazio nei film, ha molto molto più spazio nei libri. Devo dire che è un personaggio che a me era piaciuto abbastanza nei libri, nella saga. E poi vediamo quali altre creature troviamo andando
avanti. Qui abbiamo gli gnomi che abbiamo menzionato prima, diversi stili, diversi artwork, poi purtroppo nessuno è stato utilizzato realmente. Le agromanture nella foresta proibita, qui abbiamo Aragog, la scena anche in questo caso del secondo film con diversi studi sui ragni e poi Grop, eccolo qui. Ma c'è anche un capitolo dedicato ai Thestral, animali importantissimi all'interno della saga. E io, ragazzi, qualora non li aveste mai letti, vi consiglio assolutamente di leggere i libri, perché c'è una quantità di informazioni che i film non hanno assolutamente dato. Poi qui abbiamo anche il Lago Nero. Come sappiamo, il Lago Nero è pieno di animali e creature. Qui abbiamo ad esempio un avvincino. Gli avvincini sono molto molto affascinanti come creature, anche queste menzionate spessissimo nei libri e per fortuna li abbiamo visti nel Calice di Fuoco. Con la scusa della prova del Lago Nero sono stati introdotti tutti quegli animali che abbiamo letto e riletto all'interno dei libri. A me piace tantissimo lo stile che è stato dato alle sirene nel film, davvero azzeccatissimo e lontano per una volta da questa forma qui super scontata di sirena in stile Disney, tanto per essere precisi. Poi abbiamo le creature di Hogwarts, già qui vediamo Fiero Becco. Questa è la copertina della versione pop-up del libro di Harry Potter e devo dire che è comunque anche una bella illustrazione. Poi abbiamo gli ippogrifi, questi hanno avuto invece parecchio spazio nei film, anche perché Fiero Becco è, diciamo, il cardine di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Questo l'ho visto alla mostra di Harry Potter, quella di Milano, alla Fabbrica del Vapore, ed è stato davvero molto molto emozionante. C'erano cose che non ho visto neanche al Warner Bros. Tour, ad esempio questo è l'armadio di Lupin, quello con all'interno il molliccio. Devo dire che è stato molto molto bello vederli dal vivo. Altro capitolo dedicato ai draghi, e di questi si potrebbe non smettere mai di parlarne, ma andiamo velocemente avanti per non dedicare troppo tempo sempre e solo ai draghi. E poi ecco qui che abbiamo ancora altre pagine e pagine. Ragazzi, non finiscono mai i draghi, ok? L'abbiamo capito, questo è il drago della Gringotts. E poi vediamo se verrà dato spazio anche ad altre creature. Ecco qui, abbiamo i goblins. E poi cos'altro abbiamo? Elfi, tantissimi, tantissimi elfi. Ecco qui Creature, che è uno dei miei elfi preferiti, anche se mi sarebbe tantissimo piaciuto vedere anche la piccola elfa di Hogwarts, che è stata totalmente tagliata dai film. E infine le creature oscure, naturalmente primi su tutti i dissennatori, che sono stati molto molto difficili da realizzare. Ho visto diversi speciali in merito. Anche all'interno dei Blu-ray dei film se ne parla davvero tanto. Poi abbiamo il basilisco. Devo dire che la Rowling ha creato davvero un mondo completissimo di flora, di fauna, di cibo, di qualsiasi cosa. Non ha tralasciato nessun dettaglio. Poi Nagini, gli inferi, davvero tutti, non manca proprio nessuno all'interno di questo volume. Poi abbiamo gli inferi, i lupi mannari e si conclude con la presenza dei Patronus, questa scelta molto particolare, aggiungerli come animali, ma va bene, la accettiamo. E così si conclude il nostro piccolo libro dedicato alle creature. Beh, ragazzi, credo ci sia davvero poco da aggiungere. A me il libro è piaciuto tantissimo, le immagini hanno parlato da sole, è davvero molto molto bello e interessante e nonostante il piccolo formato, secondo me non ha nessun tipo di problema di lettura. È davvero molto molto ben fatto e a me piace tantissimo l'idea di metterli tutti vicini sulla mia libreria. Dico tutti vicini perché è già uscito, lo trovate su Amazon, vi lascerò il link anche a questo nuovo volume, il terzo libro delle arti, dedicato però in questo caso ai luoghi. Quindi ragazzi, una cosa ancora interessante
da scoprire assieme. Credo che ne usciranno altri a questo punto, magari qualcosa di dedicato agli oggetti magici e poi magari vedremo cosa inventeranno i personaggi, chi lo sa, ma sono dei libri poco ingombranti, costano poco, la qualità è altissima e poi, nonostante siano in inglese, davvero i testi sono davvero molto molto ridotti e di semplicissima comprensione. Si tratta di volumi ufficiali Wizarding World, quindi direi che non hanno nessun punto negativo. Io ve li straconsiglio da inserire nella vostra collezione. Fatemi sapere voi ragazzi sotto nei commenti cosa ne pensate, mi raccomando lasciate un mi piace, commentate, condividete il video con i vostri amici, attivate la campanella, seguitemi su Instagram antonio.seria perché lì vi documenterò tutto il mio viaggio a Londra e la visita agli studios di Harry Potter. E ragazzi, io a questo punto vi devo solamente salutare e dare appuntamento alla prossima. Ciao!